Buongiorno, oggi vi parlerò dei sistemi di raccomandazione, ovvero quei sistemi che vengono utilizzati da siti di vendita online per consigliare degli acquisti, raccomandare degli acquisti agli utenti in funzione degli acquisti che sono già stati fatti da quegli utenti. Allora, parlerò ovviamente dal punto di vista del matematico. Abbiamo bisogno però di introdurre alcuni concetti di base per capire meglio l'esempio che andremo a fare dopo. Primo concetto da definire è quello di matrice e poi la sua generalizzazione a quello di tensore. Allora, che cos'è la matrice? Fissiamo m ed n, due interi positivi, e andiamo a costruire una tabella con m righe ed n colonne, dove indicherò A1,1 fino a 1n e via via AM1, AMN. Le m per n entrate di questa matrice. Indicheremo la matrice semplicemente con A. Che cosa metto in queste entrate? Beh, possono essere funzioni, possono essere polinomi, ma possono essere anche più semplicemente numeri, e noi siamo interessati soprattutto al caso numerico, quindi diremo che la mia matrice è a valori sui reali, se questi valori sono tutti reali, sui complessi. Se invece questi valori sono anche complessi, ma in generale noi matematici diremo che A è una matrice a valori in un campo K, a seconda poi di cosa sarà il nostro campo K. Bene, a noi quello che ci interessa è andare a capire quella che viene chiamata l'approssimazione di rango di una matrice. Allora, per quanto riguarda le matrici, ci sono molti modi di definire il rango di una matrice, ne sfruttiamo solo una perché quella si generalizza anche al caso dei tensori. E andiamo a prendere, quindi abbiamo una matrice M per n, allora prendiamo V, un vettore con m coordinate, e V doppio, un vettore con n coordinate. Bene, allora costruiamo una matrice in questo modo. Questo si chiama prodotto tensoriale di V e V doppio. Cosa ottengo? Ottengo una matrice che è fatta così. Prendiamo il vettore V e ricopiamolo V1, V2, Vm su n per n volte, dove n me lo dice la dimensione del mio vettore V doppio. Dopodiché la prima colonna la moltiplico per V1, tutta. La seconda colonna la moltiplicherò per V2, l'ultima, e così via la terza per V3 e l'ultima per Vn. Osservate che era la stessa cosa se io scrivevo questo vettore su tutte le righe, su m righe, e poi moltiplicavo la prima riga per la prima entrata del vettore V, la seconda riga per la seconda coordinata del vettore V, e fino all'ennesima riga la moltiplicavo per l'ultima coordinata, l'ennesima del vettore V. Quindi, cosa che io questo graficamente potrei scrivere in questo modo: ho fatto un prodotto tra il vettore V e il vettore V doppio e ho ottenuto una matrice. Ora, questa è una matrice particolare, prende il nome di matrice decomponibile o matrice di rango 1. Usiamo questo per dare la definizione di rango per la mia matrice A di partenza. Ovvero diremo che il rango di A, quindi se A è la mia matrice n per m, il rango di A che si scrive come R di A è il minimo R per cui esiste o scriviamo esistono V1, VR, quindi R vettori di dimensione m e V1, V R, ovvero R vettori di lunghezza n, tale che A la scrivo come il prodotto tensoriale tra V1 e V1 più
vettoriale fra V2 e V2 fino a VR, prodotto tensoriale V2R, ovvero R è il minimo intero per cui esistono R matrici di rango 1, come abbiamo definito prima, la cui somma mi dà esattamente A. Questa scrittura si chiama la decomposizione di A. E questa ci dà anche un'altra idea. Allora, ritorniamo un attimo, soprattutto il prodotto tensoriale ci dà un'altra idea. Perché abbiamo visto che se io prendo un vettore e lo moltiplico tensorialmente per un altro, ottengo una matrice. Allora, che cosa succede se io anziché fare V prodotto tensoriale V doppio faccio anche prodotto tensoriale un terzo vettore U? Beh, lo aggiungo, diciamo, in una terza dimensione e quello che otterrò è un cubetto. Potrei andare avanti, tensoriale un vettore S, chiaramente vado in quattro dimensioni e nella lavagna non posso più disegnarlo. Allora, questa è l'idea dei tensori. Cosa sono i tensori? Sono la generalizzazione delle matrici perché sono delle matrici multidimensionali. Quindi, se io nella mia matrice di prima A, che indicavo le cui entrate le indicavo con IJ, una matrice M per N, quindi vuol dire che I andava tra 1 ed M e J andava tra 1 e N, allora definiamo il tensore. Diremo un tensore T a dimensione N e tipo A1 per AN. Cosa è fatto? È una matrice multidimensionale, o se vogliamo un array multidimensionale, in cui i vari indici saranno indicati, le varie entrate del mio tensore saranno indicati questa volta da un multiindice I1 IN, dove I1 assumerà valori fra 1 e A1, I2 fra 1 e A2, fino a IN fra 1 e N. Chiaramente se N è uguale a 2, cioè a dimensione 2, riottengo esattamente una matrice. Se N è uguale a 3, ottengo una matrice tridimensionale, diciamo un cubetto. Fare un paio di esempi, ad esempio questo è un tensore 2x2x2, perché ho solo due indici nella prima dimensione, due indici nella seconda dimensione e due indici nella terza. Di questo è 2x2x2. Se io vi aggiungo un ulteriore livello, mi diventa un tensore 3x2x2. E ripeto, solamente quelli tridimensionali sono quelli che posso disegnare. Allora, anche in questo caso posso dare la stessa definizione di rango, perché se prendo un tensore, fissiamo la dimensione, quindi dimensione n e tipo A1 per AN, io posso sempre costruire un cosiddetto tensore di rango 1, ovvero un tensore che sarà dato da V, indichiamolo V1 per Vn, dove V1 è un vettore di lunghezza 1, V2 sarà un vettore di lunghezza 2, Vn sarà un vettore di lunghezza n. Quindi faccio la stessa cosa di prima per le matrici, solo che per le matrici mi fermavo al secondo passo. Se la dimensione è 3, allungherò un terzo passo e così via. Però è sempre pensare che ogni entrata del mio tensore è data, quindi il mio multiindice I1IN è
è dato dal prodotto di cosa? Dall'iunesima coordinata del primo, dalla iduesima coordinata del secondo, fino alla iennesima coordinata di un, dove questi i, 1, in varieranno in queste entrate. Quindi è poi costruito come prima, prendo il primo vettore, lo moltiplico, lo considero su tutto il tensore, poi a seconda delle coordinate dove sono lo moltiplico per gli altri. Quindi anche in questo caso posso dire che il mio tensore di dimensione n e tipo A1n avrà rango R se T lo posso scrivere come scriviamo di T1 più TR, dove questi sono tutti tensori di rango 1, ovvero tensori che posso scrivere come il prodotto tensoriale di vari vettori. Quindi ognuno di questi avrà la forma 1 vn, ricordiamoci il mio tensore di dimensione n, aggiungiamo un ulteriore indice per dire che questo è l'1, fino all'ultimo r che sarà vr1 tensore vrn. Ok, e quindi anche in questo caso il rango di un tensore è il minimo R per cui esiste una decomposizione del mio tensore di partenza in tensori, come somma di tensori di rango 1, cioè che si possono scrivere come il prodotto di come prodotto tensoriale di vettori. Bene, a questo punto torniamo, mettiamo in parallelo matrici e tensori, quindi la mia matrice so che ha un determinato rango e il mio tensore ha un determinato rango, lasciamo pure lo stesso numero, tanto non ci interessa. So che A si può scrivere come la somma di R matrici di rango 1. Allora, supponiamo, il mio tensore si scrive come la somma di R tensori di rango 1. Allora, supponiamo io voglio trovare però una sola matrice di rango 1, ho un solo tensore di rango 1 che sia simile alla mia matrice o al mio tensore. Quindi quello che vado a fare è dire che A sarà simile, metto un uguale un po' storto, a un, in questo caso sarà un V per V doppio. Lasciamolo così. Lo stesso il mio tensore T, dirò che è uguale a un V1 per n. Ovviamente il mio tensore non è un tensore, questa cosa non può essere uguale perché il mio tensore ha rango R, questo ha rango 1, è lo stesso la mia matrice. Cerco solo di trovare un V e un V doppio tale che la matrice di rango 1 che ottengo sia abbastanza simile a, o i miei n vettori tale che il prodotto tensoriale, quindi il tensore di rango 1 che ottengo, sia simile al tensore T che ottengo. Questa viene chiamata un'approssimazione di rango 1. Capite che posso andare avanti, posso dire riesco a trovare due coppie di vettori vv doppio e v primo e v doppio primo, tale che la mia matrice assomiglia a questo. Beh, se riesco a farlo, allora questa sarà un'approssimazione di rango 2 della mia matrice. E lo stesso qui, riesco a trovare un'altra n-upla di vettori tale che la somma di questi due tensori di rango 1 è abbastanza simile al mio tensore T. Se riesco a trovarlo dirò che questa è un'approssimazione di rango 2 del mio tensore T e ovviamente posso andare avanti, approssimazioni di rango 3, approssimazioni di rango 4. Bene, vediamo come sfruttare questi concetti nello studio dei sistemi di raccomandazione. Quindi ho preparato un esempio abbastanza, diciamo, semplice. Quindi ho supposto di avere un database con 8 film, Blood Diamond, Control, Gran Torino, Million Dollar Baby, Non è un paese per vecchi, Sin City, Il Petroliere e Winter Bones. Ok, supponiamo che un utente
ad esempio l'utente U2 valuti i seguenti film. Quindi ha valutato Gran Torino con 3 stelle, ha valutato Million Dollar Baby con 3 stelle, Sin City con 5 e Petroliere con 4. Ed è quello che viene scritto nella mia, in questo vettore delle valutazioni, dove vedete ci sono dei punti interrogativi che sono chiaramente i film che questo utente non ha valutato. Supponiamo di avere più utenti, in questo caso facciamo un caso molto semplice, solo 4 utenti, voi capite che i siti di vendita online hanno milioni di utenti. Quindi supponiamo di avere 1, 2, 3 o 4. La matrice sotto R è la matrice in cui le righe rappresentano gli utenti, mentre invece le colonne rappresentano gli 8 film. Vedete, ci sono utenti che hanno votato, dato un rating a dei film diversi, ad esempio l'utente U3 e l'utente U4 hanno dato un rating, un voto al film Control. Ci sono dei film come Blood Diamond che non sono stati valutati da nessun utente. Quello che dobbiamo fare per ottenere una raccomandazione e decidere quali di quegli 8 film, o meglio, quali dei film che ogni utente ancora non ha selezionato, non ha valutato, sia un film da consigliare, perché noi ci aspettiamo che se un utente ha valutato 4 film, l'ha visti, e che magari gli altri non li ha visti. Quindi vogliamo scegliere tra gli altri 4 qual è, o 5 a seconda dei casi, o 3 a seconda dei casi, qual è il film da consigliare all'utente. Quindi dobbiamo trovare dei valori da mettere al posto di questi numeri interrogativi. Allora, la prima cosa che possiamo fare è prendere la media fra tutti gli utenti sugli 8 film. Quindi guardo come sono stati valutati da tutti gli utenti questi 8 film e ottengo una media, che è il vettore V delle slide. Questa è una media che mi darà una predizione non personalizzata, perché non tiene conto dei gusti dei miei singoli utenti 1, 2, 3 o 4. Quindi se vedete la mia matrice R, che ripeto, quello che voglio fare ora è un completamento di matrice, quindi mettere dei valori su quella matrice, se utilizzo la media personalizzata vuol dire che per ognuno la media non personalizzata è per ognuno degli utenti vado a mettere gli stessi valori, cioè completo la mia matrice in questo modo. Come vedete tutte le righe sono diventate uguali. Chiaramente questa non è la mia matrice di rating sui miei 4 utenti, è un'approssimazione. Ma se tutte le matrici sono diventate uguali, le righe sono diventate uguali rispetto allo stesso vettore, beh, questo, per quello che abbiamo detto prima, non è altro che il prodotto tensoriale tra il vettore 1, 1, 1, 1 e il vettore V, che è quello della media su tutti gli utenti. Quindi ho trovato che cosa? Questa è una approssimazione di rango 1 della matrice che voglio cercare. Se io la calcolo con dei metodi matematici, ovvero con la norma, la differenza tra la mia matrice R, che è quella che voglio studiare, e questa matrice 1, un prodotto tensoriale V, ottengo una stima dell'errore relativo, che in questo caso è del circa del 23,4%. Vediamo come si può migliorare la predizione, quindi utilizzare qualcosa che tiene conto dei gusti degli utenti. Allora, la prima cosa è che ogni film è descritto da varie caratteristiche, quindi ci sono contenuti di azione, di dramma, di humor, di suspense, quindi ad esempio posso valutare queste quantità con una valutazione a 5 stelle. Ad esempio, Kill Bill avrà 5 stelle per quanto riguarda l'azione, 2 per la drammaticità e 0 per quanto riguarda l'amore. Di contro c'è poca azione in Ghost e quindi gli metto una stella, e gli metterò invece 5 stelle per quanto riguarda la drammaticità e l'amore. Allora, supponiamo ad esempio che i contenuti di azione dei nostri film siano quelli descritti nella slide con quelle stelle, quindi 0 stelle per Control o per Winter Bones, che non ci sono azioni, c'è molta azione in Sin City, c'è il giusto di azione in Non è un paese per vecchi, c'è poca azione in Gran Torino e Million Dollar Baby. Beh, questi contenuti di azione per gli 8 film sono dei valori, sono veramente 3, 0, 1, 1, 2, 4, 1, 0, e quindi le posso mettere in un vettore. E questo sarà il punteggio di azione del mio film, l'action score dei miei 8 film.
Similmente posso aggiungere un drama score per indicare quant'è la drammaticità di ognuno dei miei 8 film e posso aggiungere molti altri feature vectors, quindi appunto l'amore, l'essere comico, l'essere horror, però noi ci soffermiamo solo su questi due. Ad esempio, assumiamo quindi che l'apprezzamento di un film da parte di un utente sia determinato sia dalla valutazione media che abbiamo visto all'inizio, ma in più anche da un contributo di azione e da un contributo di dramma. Allora, la nostra matrice erano 4 utenti e 8 film, quindi ogni entrata della matrice ha come coordinate utente-film. Quindi nella slide potete vedere che quello che voglio trovare, che il punteggio utente-film sarà dato da cosa? Da il valore del film sulla valutazione, quella media non personalizzata. Poi ci sarà il punteggio A del film, quindi sui contenuti d'azione, più un alfa dell'utente. Questo alfa dell'utente mi dà il gradimento dell'utente su quanto gli piacciono l'azione nel film. Più ci sarà un contributo e un gradimento utente per quanto riguarda i contenuti drammatici, moltiplicato per la quantità di dramma che c'è nel film. Quindi ora questa somma di questi tre elementi mi andrà a dare esattamente cosa devo mettere nell'entrata della matrice dove c'era il punto interrogativo per quell'utente e quel film. Chiaramente questo mi cambierà, perché poi lo faccio per tutti i film, e mi cambierà anche i punteggi che aveva già dato, e voglio sperare che in questo caso i punteggi che ottengo con questa con questo sistema siano molto più vicini rispetto alla media non personalizzata di prima ai punteggi che ha già dato per determinati film il mio utente, perché allora vuol dire che la mia valutazione sta funzionando bene. Ovviamente i gradimenti alfa e delta dell'utente sono delle incognite, che io non so a ogni utente quanto gli piacciono i film d'azione o quanto gli piacciono i film drammatici, però io posso ottenerli utilizzando i rating conosciuti, perché io so che il mio utente, ad esempio 2, ha valutato 3 Gran Torino, ha valutato 3 Million Dollar Baby, ha valutato 5 Sin City. Quindi, sapendo quanti sono gli action score di questi film, sapendo quanti sono il drama score di questi film, io ho quelle equazioni e posso, tramite approssimazione, ricavare un valore atteso del gradimento dell'azione per il mio utente O2 e un gradimento del dramma per il mio utente O2. Come si vede dalle slide, viene fuori che all'utente O2 piace l'azione, ma piacciono poco i film drammatici. Questo è anche il motivo per cui molti siti di acquisto, dopo che avete acquistato, vi chiedono di fare una valutazione sul vostro acquisto, perché in questo modo loro hanno dei parametri che gli permettono di valutare ancora di più cosa consigliarvi in vendita. Bene, ovviamente questo procedimento di trovare l'alfa e il delta lo devo fare non solo per U2, ma per tutti e 4 i miei utenti. Lo faccio, è lo stesso identico procedimento. Quindi, una volta che ho determinato, questo è il caso di U2, una volta che ho determinato il suo alfa e il suo delta, io so già il vettore degli action score per i film, del drama score per i film, so quant'è il vettore della valutazione media. Quindi, tornando indietro, io so a questo punto tutto quello che c'è qui come valori numerici in questa formula e quindi ottengo la riga delle predizioni, dei punteggi per gli 8 film per l'utente O2. Allora, questa riga sotto sono i valori che erano stati dati, forniti da O2. L'ultima riga rappresenta la predizione basata sulla media. Allora, vedete che nella predizione basata sulla media, ad esempio l'utente aveva dato 3 per Million Dollar Baby e 3 per Gran Torino, la predizione basata sulla media gli assegnava un valore di 4.2 e di 3.9. Invece con questo nuovo sistema abbiamo trovato 3.8 e 3.5, quindi un valore che è più vicino al valore che aveva fornito U2, l'utente U2. Allora, lo stesso lo facciamo per tutti gli altri. Che cosa viene alla fine? Beh, per come era stata scritta all'inizio la nostra formula, altro non viene che la mia matrice di rating che trovo in questo modo è il solito vettore
la solita approssimazione di rango 1 che avevamo visto all'inizio nella prima parte 1 per V, perché era sulla media non personalizzata. Poi però avevamo il mio vettore degli action che chiaramente moltiplico per il mio vettore del del gradimento dell'azione dei quattro utenti, e lo stesso per il drama. Quindi alla fine la scrivo come somma di tre matrici di rango 1, ovvero questa diventerà un'approssimazione di rango 3 della mia matrice R. Facciamolo per tutte e quattro, se uno fa i conti per tutte e quattro gli utenti, alla fine la matrice che ottiene come con questa approssimazione di rango 3 è questa qua, e quindi a questo punto qui possiamo dire quali sono le migliori raccomandazioni da fare a vari utenti. Ad esempio, per U1 consiglieremo Blood, e anche per U2 e per U3 consiglieremo Blood Diamond, perché quelli sono i valori più alti fra, diciamo, quelli blu. Per U4 invece consigliamo Gran Torino, perché è il valore più alto. Ok, possiamo migliorare questa stima. Perché? Osserviamo innanzitutto che già l'errore è sceso al 15,5% facendo il conto fra la matrice che ottengo, la mia matrice di partenza, e questa approssimazione di rango 3. Ma vediamo di migliorarla. Posso sfruttare tensori per dare un'idea di decadimento temporale. Perché? Perché la valutazione media che viene fatta per il film ha senso principalmente nell'anno di uscita del film. Dopo 10 anni che è uscito, magari il film piace meno. Quindi noi assumiamo che il rating medio è accurato solamente nel periodo di uscita del film, e più il film invecchia, anno dopo anno, perde la percentuale pari all'1% ogni anno. Cosa vuol dire questo? Se un film è vecchio di 5 anni, supponiamo V-Film sia la sua valutazione media fra tutti gli utenti, dopo 5 anni non lo valuto più V-Film come punteggio, dove V-Film è il solito rating, ma lo valuto V-Film per 0,95, cioè ho calato del 5%. Assumiamo anche, per semplificarci la vita, che tutti gli altri contributi, cioè l'azione e il dramma, non dipendano dall'età del film, anche se si sa che costumi, gusti, anche in funzione di quello che la televisione ci fa vedere in orari che prima erano protetti e poi non più, cambia. Però assumiamo che siano tutti indipendenti dal tempo. Allora, ora io non devo più scrivere una matrice, ma devo scrivere un tensore in cui la mia entrata sarà data da la R, da tre indici: utente, valutazione quindi per l'utente, per il film e per l'età, cioè per l'età si intende l'età del film. Quindi la mia scrittura è come quella di prima, però ora la prima parte, quella dove c'era la valutazione media non personalizzata, devo moltiplicare per l'età. Quanto è l'età? Assumiamo un tempo di 100 anni, quindi sto utilizzando un vettore T che parte da 1 e arriva fino a 0, quello che vedete nelle slide, 1, 0,99 e 0,98. Poi la seconda parte e la terza parte continua a essere la stessa, cioè continua a moltiplicare per un vettore fatti di tutti uni. Quindi fondamentalmente quello che sto facendo, questo è un tensore di dimensione 3 in cui ci sono la somma di tre tensori di rango 1. Il primo è dato da tanti uni per il vettore della valutazione media dei film, per il vettore dei tempi. Il secondo invece, la seconda parte, la seconda somma, c'è il vettore degli alfa moltiplicato tensorialmente per il vettore dei punteggi di azione del film moltiplicato per un vettore di lunghezza 100 con tutti uni, perché abbiamo detto che è costante il gusto, il gradimento dell'azione e i punteggi di azione per i 100 anni che sto considerando. E ottengo quindi lo stesso discorso per il delta, per il drama. Quindi a questo punto ho ottenuto un tensore che è una decomposizione tensoriale di rango 3. E se valuto quello che ho ottenuto, questo modello più avanzato per le previsioni di rating, a questo punto lo devo valutare in funzione dell'anno e quindi prendo una fetta, ottengo un errore relativo che è sceso di circa un 1%. Bene, prima di finire, questo conclude, diciamo, l'esempio di come si possono usare le matrici e i tensori per fare sistemi di raccomandazione. Ovviamente sistemi più grossi richiedono modelli anche dai costi computazionali molto più elevati, ma volevo far vedere un'altra applicazione dei tensori. Ora, se io cerco,
ad esempio la parola Firenze su Google Image, all'inizio quando clicco sul thumbnail posso vedere l'immagine, ma quando poi la apro all'inizio mi appare un'immagine che è un'immagine compressa e solo dopo un po' io vedrò l'immagine ad alta definizione. Allora, che cos'è una foto per quanto riguarda il computer? Ricordiamoci che ogni pixel della foto viene stabilito in funzione del suo indice di blu, di rosso e di verde. E non solo, se vogliamo, c'è anche un altro fattore che è il fattore alfa che mi dà fondamentalmente l'opacità. Quindi la mia foto in realtà, che supponiamo abbia una misura di 1000x2000, in realtà la posso pensare come un tensore di tipo 1000x2000x4, ovvero un tensore tridimensionale. Cosa c'è nella prima faccia? Ci sarà il valore alfa di ogni pixel della mia foto. Nella seconda fetta del mio tensore ci sarà il valore di rosso di ogni singolo pixel, quella successiva il verde e poi l'ultima il blu. Quindi ogni foto io la posso pensare come un tensore. Ma se la posso pensare come un tensore, per comprimerla che cosa faccio? Beh, questo sarà un tensore da un rango enorme, posso cercare di trovare una approssimazione tensoriale a un rango più basso, chiaramente perderò alcuni dati, però otterrò un'immagine compressa, perché mi porto dietro meno dati. Allora, vi faccio vedere un'immagine quando faccio una compressione spinta utilizzando un'approssimazione tensoriale. In questo caso ho approssimato molto perché ho approssimato la mia foto al rango 1, cioè il tensore associato a questa foto è stato scritto come la somma di un unico tensore di rango 1, cioè è uguale, è approssimato con un tensore di rango 1, cioè dato dal prodotto tensoriale dei miei vettori. Rango 5, quindi in questo caso è approssimato come somma di 5 tensori di rango 1. Rango 10, già si comincia a distinguere qualcosa, rango 15, rango 20, 25, rango 50, 75, 100, 150, 200 e infine 300. Quindi vedete, un tensore che ha dimensione 4 e è stato approssimato col rango 300, questo vuol dire che comunque il rango di un tensore supera la sua dimensione, perché questo tensore associato alla mia figura ha dimensione 4, a dimensione 3, perché è dato da altezza e larghezza della mia foto più la terza dimensione e mi dà i diversi livelli di rosso, verde, blu e quantità alfa. Vi ringrazio per l'ascolto.